Ehi, Peppe. ci stanno insegui. Come stanno insegui? I Chi? bianchi, ci stanno insegui. Oh, porca puttana. Sono Corri, Luxor. corri, caro, corri. Come avete Sei modo, venitemi a Luxor? prendermi. Sì, qua al parcheggio. Cosa? Ci stanno insegui. Cazzo. Chi? Praticamente abbiamo visto uno con la maschera Va tipo bene, da palla di neve, da pupazzo di va bene. C'era neve. uno con la maschera da pinguino vestiti tutti di bianco. Erano tutti Bianchi. vestiti di bianco, praticamente abbiamo visto il primo Raga, che scendete, era... andate a Ok. mettervi la maschera tutti quanti, cambiatevi, fate... Vai, 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 vai. Praticamente ti dicevo, si è fermato questo con la macchina e stava da solo. Ci ha visto e ci ha tipo detto, ah, ho sentito un botto, raga, come va? Tutto bene? E abbiamo detto sì e a un certo ci fa, ah, vabbè, salite in macchina, tipo una cosa del genere. Andiamo. E praticamente dopo un po' noi stavamo fermi e sono cominciati, ci stava lui e sono cominciate a arrivare tipo due o tre macchine. Dai, 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 dai. Che mi metto? Oddio, che sta succedendo? Chiama un attimo a Peppe. Ma che sta succedendo? Chiama un Perché? attimo a Peppe e digli di venire qua perché non deve sparare a nessuno. Ma non abbiamo una maschera. Sì, una radio, Peppe, Aspetta. Caronte. Oh, Caronte, ma che cazzo era che sparava? Ne so, Mi ha Peppe. detto cosa? Io non ho capito dove incontrava. Ma che t'ha detto, Caronte? Non ho capito. Manco niente. Andiamo. Vai, 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 vai. Io non ho armi, eh. Se la vuoi ce l'ho per Ok, poi passamelo. Quelli chi? Chi sono quelli? Sono amici tuoi, Vincenzo? te. Ma chi? Mettetevi in Quelli davanti. macchina. Ma Ma chi? abbiamo la radio. Ragazzi, Una ma radio. chi? Peppe, ma chi era che sparava? E io, che cazzo era che A sparava? chi? A A chi? loro! Mi sono arrivati in faccia quelli bianchi. Senti, Mi sono passati piuttosto. di qua che mi miravano. Io sto senza un'arma, ragazzi, eh. Vabbè, ma noi stiamo andando lì mascherati perché? Ah, perché stiamo andando al 1040? No, non ne ho idea. Guarda che secondo me ci rimaniamo secchi, te lo dico. Mi sa anche a me. E allora, quindi questi qua che ti stavano facendo? No, c'era quello che ho vestito con la maschera da pinguino che, diciamo, voleva... ci ha chiesto di salire in macchina con lui, ma, cioè, non sono nato ieri. Dico sì, questi qua praticamente ti dicono una cosa così e pretendono che tu salga nella macchina. Sì, E gli ma anche... altri la tua guarda, anche amica era con te? perché... Sì, ma anche perché non gli conveniva, non poteva fare neanche molto perché eravamo in tre, quindi... Allora, devo essere sincero. Sì, certo. Tu chiaramente non ci conosci, siamo venuti a Luxor, giusto per vedere com'era il locale. Sì. Il locale è bello, ci sta, però c'è troppa poca sicurezza in quel locale. Infatti io in realtà ho una roba da proporvi. Dimmi. Voi per quanto riguarda i locali, sottomano che ci avete? Ci avete qualcosa, immagino, no? Sottomano realmente a livello di pagamento non abbiamo nulla, ma a livello di amicizia che vogliamo tenere stretta Un abbiamo il locale. Delicious. Ragazzi, Ah, ascolta una cosa, ma ve la dico io una roba. Se questi bianchi si avvicinano, a me non me ne frega un cazzo, qualcuno salta. Ok. ok. Altra cosa, io ho parlato col direttore e lui appunto mi ha detto che è un po' preoccupato. Il direttore chi è quel ragazzo con la R moscia? Cioè, in realtà il direttore voleva, diciamo, qualcuno, diciamo proprio al di là di me, nel senso, perché lui mi ha detto sì, ma tu sei un fratello, comunque sia, tu non devi correre i rischi, giustamente. Quindi mi ha detto appunto che voleva, diciamo, in qualche modo difendersi. Capito, capito, Voi che ne pensate? devo La? pagare. E dove Una cosa. paga? In che senso il direttore vuole protezione da noi? Sì, Protezione da queste altre persone. ma come è venuto a sapere che c'è... Cioè,
A quanto pare queste persone che avete detto voi ieri si sono già presentate, non ufficialmente con quelle intenzioni, ma diciamo che si è capito, insomma, perché ci siamo già passati quando Ok, quindi lavoravamo. sapete già della loro esistenza, giusto? Certo, certo che lo sappiamo. Ecco, però il tuo direttore sa della nostra come? Beh, ovvio che lo sa. Come? Se non vi ricordate, se ti ricordi bene, non so se tu eri presente quando no, il Don ci ha salutato. Purtroppo non Non c'è. c'ero. Allora. Ho capito, per quella storia che poi il Don Rodrigo è stato ucciso in quella piscinetta. Perfetto, quindi. E poi, anche perché noi siamo andati a chiedere il pizzo là al billiard, giusto? Sì. Lui comunque Ok. adesso non gliene frega un cazzo di fare la vita che faceva prima, quindi lui per il momento vuole solo stare tranquillo nel locale. Ok, ho capito. Capito? Una Quindi. domanda, cosa ci guadagniamo in cambio di protezione? Beh, ovviamente soldi. Vabbè, questa è una cosa che non dobbiamo parlare però con lui, ragazzi, dobbiamo parlare direttamente col direttore. Certo. Sì. Però potrebbe fare da tramite. Ma Ma io invece vorrei no, in realtà incontrarlo il direttore. potete Ah, proprio di entrare in persona, potete ok. incontrarla e parlate con lui. Certo. Ma il direttore è in città adesso? Prova a chiamarlo, Al aspetta. volo. Io non ci sono Vai, mai vai, vai. domani mattina, quindi. Comunque, ragazzi, riguardo sta cosa, c'è un'opportunità lavorativa, mentre l'altra è un po' più amichevole. Vuoi indovinare chi mi sta chiamando? Sì. Quelli del diavolo Vale, spuntano i con, eh? Ha una ma festa. dove stai? Ma la festa? Sì, siamo a una festa. Stiamo Siamo facendo una festa una dentro festa un negozio di dentro un vestiti. negozio di vestiti. Ascolta, Dimmi, ma dimmi. dove sei? E indovina con chi sono? Peppe e Luna, Peppe e dimmi, dove Luna, sei? dimmi, Non ti dove sei? troviamo. Non ti troviamo. No, te lo do io un punto, ok? Certo, dammi il punto e arriviamo. Ascolta una cosa però, si tratta della protezione che dicevi prima, di cui abbiamo parlato prima. Ok. No, nel senso, stiamo venendo lì per questo? È necessario? Per te sì. Vabbè, ho capito, va, vengo. Aspetta, Dammi un punto. aspetta. Vai al 1040. Conta anche loro, però fatti mascherare. Vabbè, già fatto. E niente cazzate, qui è 1040. Niente cazzate, non posso assicurare. Basta, No, basta. niente Non batto cazzate, anche non te un lo tiro. dico io, niente cazzate. Va bene, andiamo. 1040, mascherati, niente cazzate. E probabilmente per l'estorsione del pizzo del Luxor. Che due coglioni, lo sapevo. Mettetemi il punto, sì, Dopo la mail. 1040. Mettetemi il punto. Boh. Sono arrivati, ragazzi. Wow. Info della pistola, Peppe. Non diamo motivi, proprio nessun motivo. Io ho l'onore di parlare. Come ce l'ha? Può chiamarmi Sì. Lord. Lord, ok. Lord, qua il nostro caro amico Caronte Sì, signore. ci ha detto che avete avuto dei problemi, è vero? Di che tipo? Che tipo di problemi ha accennato, Caronte? Glieli vuoi accennare tu? Allora, tu sei preoccupato, giusto, per la sicurezza del locale? Vabbè, diciamo che c'è chi ne Ok, e quindi vuoi fare qualcosa o è. Sì, dai, è il caso di fare qualcosa. Sono una persona intelligente e ho la certezza che il mio amico, è altrettanto intelligente. Io ho un forte legame con, diciamo, i proprietari del Luxor. Ne discutevamo insieme a loro ed effettivamente, diciamo, c'è un po' una preoccupazione generale dovuta al fatto che conosciamo le regole della strada e della città. Diciamo, siamo preoccupati che qualcuno possa avanzare delle pretese. Quindi, per cui, piuttosto che pagare per delle minacce, preferiremmo pagare per della protezione. Ok. Mi scusi, ha detto che ha parlato con i proprietari del Luxor, giusto? Facciamo che per il momento parlo per loro. Ma non si era detto che avremmo incontrato il Sì, direttore del Luxor? esattamente. Sai Già qui partiamo con un piede sbagliato. Vabbè, Sì, signori, voi in questo apro momento anch'io. state parlando con una persona mascherata esattamente come io con voi. Io potrei dirle di essere O.J. Simpson, ma. Sì, però Caronte ha detto che parlavamo con Luna e con il direttore del Luna Luxor. sono io. Ok.
Va bene, allora se vogliamo giocare a carte e scoperte, tanto vale che mi presento, signori. Sono Vittorio Emanuele II, il direttore Deluxo. Meglio? Io non le ho Piacere, chiesto di Presidente. togliersi la maschera, semplicemente poteva dire che era il direttore del Luxor, Scusa, se mi fine. bastava la verità. Ma signori, a che senso ha? Cioè, nel senso, nel momento in cui io mi presento come direttore Deluxo, tanto vale che vi dico chi sono. No? Secondo Secondo ragazzi, me in ma voi avete un'alleanza ci la faccia vuole sincerità al coperta? 101%, signori. Quindi? Come? Secondo me in un'alleanza ci vuole sincerità al 101%. Per Ci vuole l'appunto. rispetto, ci vuole sincerità No, alla base di ragazzi, tutto. un attimo, cioè noi neanche sappiamo chi siete voi, quindi, cioè, di cosa Chi è stiamo quello con la parlando? moto? Ah, noi facciamo un lavoro che forse a molti in questa città ancora non è chiaro. A me non interessa vedere le vostre facce, non l'ho chiesto io. Noi siamo delle persone che però facciamo un lavoro e abbiamo una vita privata. Noi non vogliamo mischiare la vita privata con il lavoro che facciamo e credo che questo sia nostro diritto. Eh no, perché si sta parlando di sincerità. Sì, ma lui Esattamente. intendeva Appunto. sincerità non mica della maschera, a me di vedere il Ah. signore che tra l'altro... Il mio è stato semplicemente un gesto di fiducia. Dal momento che comunque vi sono stato presentato senza che io ne sapessi come il direttore del Luxo, tanto vale che vediate la mia faccia visto che non sto facendo niente di Perfetto, scomodo in un certo d'accordo. senso, E cioè... non è successo niente, signore, signor Vittorio, non è successo niente. Ok? L'affare quale sarebbe? Mi ha detto Caronte che c'è della gente che vi è venuta a rompere il cazzo, è corretto? Oggi comunque c'è stata fatta durante l'inaugurazione una visita di un gruppo di persone che comunque si sono presentate, vuoi non vuoi, mascherate con delle armi. E sono lo stesso gruppo di persone che effettivamente ci hanno fatto visita qualche giorno fa, diciamo con lo stesso tipo di atteggiamento. Automaticamente, Ok. diciamo che riguardo alla città e vecchie gestioni le conosco. La conosciamo anche noi la storia del E Lux visto noi. che il locale era comunque legato a determinati tipi di attività, non vorrei che quelle attività se le portasse dietro. Certamente, lo Che capisco qualcuno venga a benissimo. fare quel tipo di vendicazioni. Quindi a me Certamente. piacerebbe magari riuscire a mettere le mani avanti in modo tale che qualora dovesse succedere siamo tutti ben preparati. Quindi se io a lei le garantissi, diciamo, un fisso settimanale, potrei... Avere protezione. Chiaramente è una cosa che dovrò parlare con tutti, perché quelli che vede sono la metà della metà. Quindi devo anche capire un po' se tutti se la sentono, se tutti hanno la voglia. Cioè, capisce, no? Qui siamo in cinque, siamo non so quanti, veramente più di 15. Capisce che non posso garantirle adesso, a quest'ora, il No, tutto, ma è chiaro, è chiaro. no? Però già. Domani Diciamo, sera lanciamo... probabilmente qualcosina potrei dirgliela. Però, signor Vittorio, con i conti un po' con i dipendenti e tutto, sa cosa significa pagare e poi io queste persone le pago Beh, sempre. è chiaro, è normale, è Però un'attività. non le pago poco, le pago anche forse troppo. Però detto questo, vedo che la signorina è un po' nervosa. Io spero che non sia incazzata con me, signorina. Lei quanto offrirebbe per questo lavoro? E andrebbe bene un 10.000 a settimana, signore? Signorina, posso chiederle un favore enorme, per favore? Può stare ferma un secondo? Perché? Perché glielo sto chiedendo gentilmente, per favore, grazie. Sì, perché non posso muovermi? Vada pure avanti. Vada 10 minuti, pure avanti. 10.000 ha detto, mi pare, giusto? Non ho 10.000 a capito settimana. niente. 10.000 settimane. Le sembrano un po' pochini, però. Pochi, signore. Vabbè, devi anche capire che Adà, comunque siamo potremmo partire Certo, così. no, 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 ma stiamo chiacchierando. Perché c'è Vuoi una quest'aria? sigaretta? Perché c'è quest'aria di nervosismo? Che cazzo te ne frega se Com'è? lei Un sta pochino camminando o se lui agitata. sta Com'è la vedi? capito? Sei Non ce ne agitata? frega, siamo qui Sei per voi, parlare ringrazio. d'affari. Sì, Ti esatto, cioè, nel senso, molto ringrazio. Se lei vuole tranquillo. camminare, Ah, io ho te la detto, prendo. spero che non si arrabbiata con me o Grazie. con noi. Però se ci No, mi facciamo avvolgo. odiare... No, capito, se ci facciamo odiare è inutile che ci hanno chiamato, ragazzi. Quello dico chiaramente. Grazie. Perché sono una persona Prego, prego. ragionevole e queste cose le capisco. Gustatela. Loro ci hanno chiamato per avere una mano. È corretto. Se la signorina è nervosa, lasciala lì, non è un problema. È nervosa. Perfetto. Cercate di capire, ragazzi, non è molto avvezza magari a certi tipi di situazione, può essere anche magari un po' spaventata. Perfetto. Non è un problema.
Lei ha detto 10.000 a settimana. Va benissimo. Io voglio un attimo parlare con tutti quanti, ok? Anche se non sono tutti quanti, ma con quelli che comunque sono più fissi, ok? Sì. E capire se vogliamo accettare soldi, se vogliamo accettare favori, se vogliamo avere Magari anche cariche protezione in di cambio di cibo. contraltro o carica di cibo. Possiamo anche evitare di avere soldi, capisce? Ciao, valutate voi. Fatemi la vostra controfferta e se possibile accetto di molto volentieri. Immagino ci Va bene sentiremo così. anche verso Caronte. Assolutamente sì, Siamo al non c'è nessun 10:40. problema. Le Perfetto. Va auguro una benissimo. buona serata, Va bene, signore. raga. A lei, Anch'io. signore. Arrivederci. Arrivederci. Buone Salve. cose. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie. Buona Ciao. cosa. Arrivederci. Ciao, ciao. Cioè, ma voi avete capito perché io mi stavo comportando in quel modo o no? Spiegacelo. Perché pensavo che fossero i tizi che ci stavano inseguendo, ragazzi. Ma secondo te io porto quelle che ci stavano inseguendo Ma qua? io pensavo t'avessero rapito, che t'avessero detto falli venire qua, ma che cazzo ne so? Ma raga, ma ditemele le cose. Cioè, io non li Secondo avevo. te? Ma non li avevo riconosciuti. Io pensavo ti Senti, avessero rapito allora, ferma e un attimo. basta. Secondo te, io, Eh sì, vabbè. sotto torchio, Sotto torchio te puntano la pistola in testa, che fai? Non dici venite? ma io non farei mai andare qualcuno di voi lì, in un Vabbè. punto. Vabbè. Tanto ci vengo io. Tiè, c'ho il ferro, tiè, Fra, tiè. Oh! Dov'è Caronte? Dov'è? Che cazzo è andato Caronte? Ma come cacchio fa? È sparito un'altra volta, ma chi cazzo è Batman? Come Ma cazzo fa a sparire così ogni volta? Ma guarda dove sta! come cacchio ha fatto? Mo' gli sparo in testa. Oh, che cazzo fa? Che cazzo? Vai, 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 vai! No, l'abbiamo perso.